Chicco Forti, la storia dell'italiano condannato nel 2000 all'ergastolo per un omicidio a Miami e del perché non è ancora riuscito a lasciare gli USA. Ma prima, sigla! Dopo 24 anni, Chicco Forti sarà trasferito in Italia. Lo ha annunciato oggi la Premier Giorgia Meloni in un video da Washington. Il 64enne triestino, ex velista e produttore televisivo italiano, è stato condannato all'ergastolo per un omicidio avvenuto in Florida nel 1998. Due anni dopo è arrivata la sentenza dell'ergastolo. Dopo, il rischio di sedia elettrica. Enrico Forti, detto Chicco, è nato a Trento l'8 febbraio 1959. Ex campione di windsurf, produttore TV, uomo d'affari e organizzatore di eventi, nel 1990 partecipa a Telemike, dove vince una grossa somma di denaro, grazie alla quale nel 1992 si trasferisce negli USA. Lì, dove conosce la moglie Heather, madre dei suoi tre figli. Nel 1998 viene accusato dell'omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale l'imprenditore trentino stava acquistando il Pike's Hotel a Ibiza. L'ipotesi era che qualcuno avesse informato Dale Pike che suo padre, affetto da demenza senile, stava per essere raggirato da Forti. Il cadavere della vittima, con due proiettili nel cranio, viene ritrovato su una spiaggia in Florida, vicino ad un parcheggio dove lui stesso aveva chiesto a Forti di accompagnarlo dopo averlo prelevato all'aeroporto. Chicco Forti viene dunque condannato nel 2000 all'ergastolo, senza possibilità di condizionale, e rinchiuso nel carcere di Florida City, vicino a Miami. L'italiano si è sin dall'inizio dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. La vicenda giudiziaria, del resto, è stata sempre caratterizzata da punti oscuri e congruenze. Secondo le prime indagini, l'ipotesi di truffa viene subito archiviata. I legali dell'imputato evidenziano che a Forti non erano stati letti i suoi diritti e di omessa comunicazione alle autorità consolari italiane di ciò di cui si stava accusando l'italiano, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Vienna. Forti successivamente invocherà l'intervento della Convenzione di Strasburgo, che consente a una persona condannata in un paese diverso da quello di appartenenza di ottenere di scontare la pena nel proprio. Da allora però poco o niente è stato fatto per riportarlo in Italia. Il legale Giota Copina aveva definito il caso il più grande errore giudiziario mai visto, non ci sono prove, non c'è movente. Nel corso degli anni, inchieste sia giornalistiche che televisive, come le Iene, hanno provato a ridare attualità al caso. Nel dicembre 2020 l'allora ministro degli esteri, Luigi Di Maio, era arrivato ad annunciare l'imminente ritorno in Italia di Chicco Forti, poi sfumato per problemi burocratici. Nel 2021 ci hanno provato anche l'allora guardasigilli Anna Marta Cartabia. Il motivo principale per il quale il 65enne italiano non è ancora tornato nel proprio paese sarebbe legato ai documenti che il Dipartimento della Giustizia americano avrebbe dovuto inviare al nostro Ministero della Giustizia per trovare un accordo sulla commutazione della pena e relativo trasferimento, documenti che non sarebbero mai arrivati in Italia. Il più attivo nella ricerca della verità per dimostrare l'innocenza di Chicco è sempre stato lo zio Gianni. Senza questi documenti Chicco non può rientrare, sottolinea Gianni Forti. Dall'annuncio del ministro Di Maio sembrava che sarebbero passate poche settimane. Lo aspettavamo il 14 febbraio per il compleanno della mamma, che ha compiuto 93 anni, poi a Pasqua, infine a maggio. Invece ancora niente, siamo fermi al palo. Il 1 marzo 2024 Meloni annuncia: Chicco Forti, dopo 24 anni di detenzione, sarà trasferito in Italia. Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo e della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti. L'ha annunciato in un video la Premier Giorgia Meloni in visita a Washington e ringraziando le autorità americane. È un giorno di gioia per Chicco, per la sua famiglia e per tutti noi. Lo avevamo promesso e l'abbiamo fatto e ora lo aspettiamo in Italia, aggiunto.